Ciao a tutti, questo è un video diverso dagli altri perché vi voglio parlare di un progetto particolare a cui sto lavorando. In pratica, qualche settimana fa mi sono ammalato, sono stato costretto a restare a casa per alcuni giorni e quando sono bloccato io mi annoio e mi faccio venire qualche nuova idea. L'idea che mi è venuta questa volta è quella di vincere le elezioni, ma non le elezioni europee che ci saranno tra pochi mesi e di cui tutti parlano in questo periodo. Io voglio vincere le elezioni nel Malawi, in Africa. Avete capito bene, non sto scherzando. Per chi non lo sapesse, il Malawi è uno stato dell'Africa sudorientale che si trova tra il Mozambico, lo Zambia e la Tanzania, e che conta una popolazione di 12 milioni di persone che oggi nella maggior parte dei casi vive con poco più di un dollaro al giorno. Il prossimo 21 maggio nel Malawi ci saranno le elezioni con cui verrà nominato il nuovo governo e il nuovo Parlamento e io sono qui oggi per vincere quelle elezioni. In realtà non sarò direttamente io a candidarmi, ma il mio amico Isaia Emmanuel Sungani Moyo, un ragazzo del Malawi sposato con tre figli che nel 2015 ha fondato un'organizzazione che aiuta i bambini orfani del Malawi a crescere in condizioni dignitose, a ricevere un'istruzione e quindi ad avere le stesse opportunità di vita di tutti gli altri bambini. Isaia mi ha parlato della situazione del Malawi, in particolare del distretto di Dedza dove lui vive, e le cose non vanno per niente bene, principalmente a causa di un governo e di politici corrotti ed egoisti che oggi non fanno nulla e non hanno nessuna intenzione di migliorare le cose. Per questo motivo le persone vivono in povertà totale, quasi sempre in case di paglia e di fango in piccoli villaggi e non hanno neanche l'acqua potabile, per cui per dissetarsi sono costretti a scavare dei fossi e a bere dalle pozzanghere insieme agli animali. Per questo motivo Isaia ha deciso di candidarsi. Con il mio aiuto nelle scorse settimane ha presentato ufficialmente la sua candidatura come primo parlamentare indipendente di Dedza. E così ho deciso di aiutare Isaia a vincere queste elezioni e mi sono impegnato personalmente a sostenerlo ed accompagnarlo fino al giorno del voto. In queste settimane quindi abbiamo parlato molto, mi ha raccontato tanto della sua storia e del suo paese, dove ovviamente le cose funzionano in maniera molto diversa rispetto a noi, ma nonostante questo siamo riusciti insieme a costruire una buona strategia elettorale, a scrivere tutti i suoi discorsi e il suo programma elettorale. Gli ho preparato gli script per alcuni video che girerà in questi giorni. E insieme abbiamo lavorato per capire tutto quello di cui ha bisogno per questa campagna elettorale. L'obiettivo di Isaia è cambiare la situazione che oggi c'è nel Malawi e quindi riscattare e migliorare le condizioni di vita del suo popolo. Per riuscire a fare questo concretamente abbiamo preparato un programma elettorale composto da pochi punti ma che sono fondamentali. Tra questi l'acqua potabile, la sicurezza, i diritti per donne e bambini, la possibilità di studiare e di ricevere un'istruzione, degli incentivi all'agricoltura, che è il vero motore di sviluppo del paese, e altre piccole cose come migliorare i trasporti e quindi le strade e i ponti, o dare a tutti la possibilità di connettersi a internet e quindi accedere alle comunicazioni e alla cultura. Sono delle piccole cose che per noi davvero sembrano insignificanti, ma che possono stravolgere la vita e il futuro di un intero paese. Hello friends, hello. My name is Isaia Emmanuel Sungani Moyo from Malawi. After winning the elections on 21st May 2019, I want to become one of the best members of parliament in the world. I will be the servant of the people of the West and not their boss. That is why I approached Mr. Roberto Esposito, who is my friend in Italy, to help making a good strategy and working together with advisors for winning the elections. On 21st May 2019 will be a polling day. Isaia è diventato in qualche modo il mio ambasciatore della democrazia in Africa, un luogo lontano in cui io non sono mai stato, ma che oggi ne ha estremamente bisogno. Riflettendoci e parlandone insieme ci siamo resi conto che l'idea di candidarsi alle elezioni è probabilmente la strategia più efficace per riuscire a creare un cambiamento concreto, perché solo in questo modo le leggi e le istituzioni del Malawi potranno riflettere quelli che sono gli ideali e gli obiettivi di democrazia che io e Isaia condividiamo. E io credo di poterci riuscire con uno sforzo relativamente piccolo, mettendo a disposizione di Isaia e della sua campagna elettorale le mie idee, le mie strategie e soprattutto provando a coinvolgere anche voi nel supportarlo in questa causa. Come vi dicevo, Isaia è un candidato indipendente, per cui alle sue spalle non c'è nessun partito politico e nessuna famiglia ricca a sostenerlo.
Per questo motivo Isaia nelle scorse settimane si è comprato un bel vestito, ha fatto stampare delle t-shirt con la sua faccia, sia per sé sia per tutto il suo team, come potete vedere nel video, e adesso ha bisogno di raccogliere dei fondi che serviranno per finanziare la sua campagna elettorale, che prevede delle attività molto diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati, niente TV, niente social media, sostanzialmente quello di cui Isaia ha bisogno è di comprare un megafono, affittare una Jeep e pagare il carburante con cui nelle prossime settimane girerà tutti i villaggi del distretto di Dezza per fermarsi tra la gente, parlare e farsi conoscere, quindi raccontare quello che ha in mente di fare e chiedere alle persone di sostenerlo alle prossime elezioni. Kusanyiza kunena kuti dera linoli la Dezza West constituency ineyo ndizakhala kwa wina. Ancora una volta ho deciso di dare un piccolo contributo a Isaia e l'ho fatto lanciando una campagna di crowdfunding su therev.com attraverso cui raccogliere i fondi necessari a finanziare la sua candidatura. Io sono il primo a fare una donazione, ma voglio chiedere anche a voi di cliccare sul link qui sotto e di dare il vostro piccolo contributo per unirvi a questa causa. Lo so che può sembrare una cosa folle e assurda, e probabilmente lo è davvero, ma è anche la stessa cosa che io in passato dicevo di tanti altri progetti che poi sono riuscito a realizzare. Oggi quindi voi avete l'opportunità di crederci e di unirvi a me in questa battaglia epica, perché è una cosa che non succede, ma se succede...